Per me o stai male, o stai male, o ti piace soffrire. Sono due le cose, o stai male o ti piace soffrire. Buongiorno a tutti. Non ho detto John Born, ho detto buongiorno. È mattina, sono le 7. Non so se vedrete questo video. Raga, se state vedendo questo video alle 7, scrivete, cioè alle 7, dalle 7 alle 8, scrivete, lasciate mi piace, scrivete, non lo so, scrivete non lo so, no, scrivete, ma cosa? Cosa scrivete? Scrivete hashtag. Perché? Hashtag perché? Dai, raga, ma di che parliamo? Cioè, il Barcellona ci ha avuto il culo di non essere squalificato perché gli avversari avevano presentato il ricorso troppo tardi, ok? Sono andati avanti, hanno affrontato il Siviglia, vanno a Siviglia a fare l'andata perché questa è solo l'andata e il tecnico fa un disastro tattico. Fa un disastro tattico. A livello tattico, ragazzi, il Barcellona ha giocato in un modo disastroso. Tra l'altro era il debutto di Boateng, ha giocato anche molto bene Boateng, perché poi ho visto qualcuno ha detto Boateng, ho letto degli articoli, Boateng debutta e subito bam, il Barcellona ha sradicato, addirittura a nomi degli articoli debutta Boateng e il Barcellona perde. No, il Barcellona Boateng ha fatto una gran partita in fase offensiva, ha corso tanto, tanto, tanto. Il problema, ragazzi, è che se non c'è un problema nella manovra, è impossibile che Boateng te la butti dentro. Allora, parliamoci chiaro. Subito lascia Messi e Busquets a casa, nonostante ci fosse Ousmane Dembélé infortunato. E io avrei capito se avessi deciso di fare del turnover importante, perché comunque tu, a parte sei primo in campionato, sei primo, sì, mi sa primo in campionato, mo c'è un attimo di amnesia, tra l'altro la Liga devo un attimo riprenderla, ok? In Champions League giochi a febbraio, tra metà febbraio e inizio marzo. Quindi, insomma, non è che tu ci abbia sto gran. Vinci sta coppa, ok? Vai a Siviglia, lasci, ma poi dici, ok, mi porto Messi, lo metto in panchina, non lo faccio giocare. Ma portatelo! Ma perché lo lasci a casa? Ma con quale senso logico mi lasci a casa Messi? Mi lasci a casa Busquets? E Busquets me lo togli per mettermi in mediana Rakitic. Allora, può farlo Rakitic, il mediano, può farlo. Arthur e Rakitic sono due giocatori con qualità molto simili, ovviamente. Aspettate, Arthur c'ha della merda da mangiare per 8-9 anni prima di diventare come Rakitic. Però è forte, ok? E ha delle qualità molto simili, ovvero può fare il centrocampista, può fare il mediano e può fare anche il trequartista, sia Arthur che Rakitic. Però oggettivamente, ragazzi, Rakitic ha delle qualità offensive. Arthur è un pochino più predisposto alla fase difensiva. Quindi se tu mi vai a fare una scelta, è normale, secondo me, anche per aiutare la manovra, che il giocatore un pochino più difensivista, almeno per quello che mi sembra di vedere a me, come Arthur, me lo metti dietro, e il giocatore un pochino più offensivo, come Rakitic, me lo metti in mezzala. Invece mi metti Arthur mezzala e Rakitic mediano. Il che io resto un attimo basito a inizio partita, dico, non lo so, poi Messi nemmeno in panchina, dici, sto perdendo, metto Messi, me la cambia, no, Messi nemmeno in panchina. Davanti gioca con Alegna, come si chiama, Malcolm e Boateng, senza una punta di peso, che ok, che sei il Barcellona, puoi far suonare quello che ti pare, ragazzi, ma Malcolm c'ha i piedi fucilati, ok? Oggi l'ha dimostrato, cioè ieri sera l'ha dimostrato ancora una volta, ha preso il palo, ha tirato a Monculi. Punto 1. Boateng è appena arrivato, manca sbarcato, giocava nel Sassuolo come ala, quindi insomma. E Alegna, che insomma, regà, non è che sia sto gran fenomeno, cioè nel senso potrebbe diventarlo, ma per il momento andiamo piano. Boateng fa una bella partita, ma la manovra d'attacco, ragazzi, faceva cagare. Non riusciva, era lentissima, non riuscivano veramente a far arrivare il pallone davanti. Anche quando arrivava davanti non sapevano che fare, perché non c'era il giocatore magari che faceva la sponda, non c'era il giocatore che faceva il taglio dentro, perché non avevano tre esterni, tutti più o meno con le stesse qualità, più o meno non qualità, ma indicazioni che gli aveva dato il mister. E giocavano un po' così, alla Carlona. Bravo comunque il Siviglia che ha lasciato praticamente zero possibilità di respirare al Barcellona, stava sempre col fiato sul collo, sempre lì, sempre attaccato col fiato sul collo. Forse c'era anche un rigore per il Siviglia, forse per il braccio di Vidal, mi sembra, però insomma quello va un attimo rivisto. Boh, io regà, vado a leggere la formazione, me la so scritta: Silesen in porta, Lenglet, Piqué, Semedo, Sergi Roberto. Tra l'altro, se non sbaglio, potrei sbagliarmi però, quindi attenzione, ma Semedo e Sergi Roberto non sono due giocatori che giocano entrambi a destra? Cioè tu addirittura hai adattato Semedo a sinistra, che può farlo, però nel senso è un giocatore che gioca a destra, questa è a destra, questa è a destra. È un giocatore che gioca a destra, se non sbaglio, potrei sbagliare. Quindi boh, vabbè, Sergi Roberto e Semedo tutti e due in campo, vabbè. Rakitic mediano in cabina di regia, Arthur e Vidal mezzali e davanti Malcolm, Alegna e Boateng, anzi Boateng, Alegna e Malcolm. Allora spiegatemela, cioè spiegatemela, perché io sinceramente non l'ho capita. Qui si va a perdere una finale, una coppa,
per un turnover stupido. Per il momento, secondo me, se devi fare turnover lo fai in campionato, non lo fai in coppa. Tra l'altro a Siviglia, cioè che è la terza squadra più forte rimasta il Siviglia dopo di te e il Real Madrid, perché io vado a leggere l'ultima di finale, è stato stasera, cioè ieri sera. Ormai dico stasera, è che stanotte ho dormito niente, quindi insomma, Getafe Valencia, ok, che è finita 1-0 per il Getafe. E poi ragazzi, oggi ci sarà Espanyol Betis e Real Madrid Girona, quindi insomma, non è che io penso dovrebbero passare Betis e Real Madrid, anche se poi, come possiamo vedere qui, io mi aspettavo Valencia e Barça, invece adesso stanno passando Siviglia e Getafe. Più che altro, ragazzi, io penso che il Siviglia possa dar fastidio al Barça anche con i titolari. Cioè, non che sia più forte, però possa dar fastidio per quello che ha fatto vedere. Se il Barça addirittura mi leva i titolari, per me non c'è più storia. Anche perché non è il Levante, non è magari un Espanyol, con tutto rispetto, non è un Getafe, con tutto rispetto, non è un Girona, è il Siviglia. Quindi ora tu dici, ok, al ritorno la ribalto. Voglio vederti che al ritorno la ribalti, che il Siviglia non ti fa nemmeno un gol e che tu quindi, dopo magari aver preso un gol, riesci a fargliene tre. O comunque gliene devi comunque fare tre, sperando andare supplementari, anche non prendendo gol. Non penso sia facile. Sinceramente io penso che il Barcellona, cioè, può farlo, perché ha girato un 4-0, raga, col Paris Saint-Germain di che parliamo. Però secondo me non ce la fa. Secondo me non ce la fa. Fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, in caso contrario un dislike. Ma fatemi sapere il perché. Buongiorno a tutti, buon shalom allene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.